Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Apriamo come ogni giorno la nostra finestra sulla nostra città, oggi per parlare di un fatto singolare. Infatti, un gruppo di genitori che rappresentano ben 300 famiglie di Ferrara e della nostra provincia hanno qualche giorno fa scritto una lettera alle istituzioni manifestando una serie di preoccupazioni che sono derivate da questa emergenza pandemica che purtroppo sta coinvolgendo, oltre naturalmente alla nostra città, alla nostra provincia, tutto il mondo. Sono con noi per parlarci di questo proprio due rappresentanti di questo gruppo di famiglie che sono Federica Pocaterra e Simone Berti. Una lettera inviata alle istituzioni per parlare soprattutto del problema scuola, signora Pocaterra. Ecco, cosa avete scritto all'interno di questa lettera e che cosa avete chiesto alle nostre istituzioni? Sì, buonasera intanto e grazie per averci invitato. Come ha detto lei, noi siamo un gruppo molto affiatato di genitori, abbiamo bambini, ragazzi di tutte le età, distribuiti tra le scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria. Abbiamo raccolto molte osservazioni tra di noi e ci stiamo rendendo conto che si sta creando un altro tipo di emergenza, secondo noi, attorno alla vita dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Con questa lettera voglio premettere che non abbiamo lo scopo di negare né di minimizzare l'emergenza sanitaria attuale, ma appunto mettere in luce l'emergenza correlata, secondo noi, che si sta formando attorno ai ragazzi. Assistiamo tutti i giorni a dibattiti di ogni tipo, ma nessuno si occupa mai dei bambini e dei ragazzi. Dobbiamo dire che soltanto lei ha risposto al nostro appello e la ringraziamo molto. Vogliamo ribadire, insomma, che questi ragazzi, questi bambini, praticamente le loro vite sono state sospese ormai da diversi mesi. Hanno dovuto rinunciare alla scuola, agli amici, allo sport, quindi a tutte le relazioni a cui erano abituati, ed è stato spostato tutto in rete. E diciamo che per un po' le cose sono andate abbastanza tranquillamente, però questa non è la vita reale, perché le relazioni, noi siamo umani, le relazioni non possono avvenire in rete. Siamo anche preoccupati perché fortunatamente i bambini delle scuole elementari, delle scuole medie frequentano la scuola, però siamo preoccupati anche da un'altra parte perché adesso sono da diverso tempo obbligati a tenere la mascherina anche in posizione statica mentre sono al banco e ci chiediamo quindi se questo possa provocare dei danni fisici per un uso così prolungato, perché i bambini sono in fase di crescita e quindi probabilmente questo non avrà degli effetti benefici. Sappiamo che l'uso prolungato della mascherina può provocare difficoltà e problemi negli scambi respiratori, specialmente nei bambini anche che hanno pregresse patologie, come ad esempio asma e allergie. Sappiamo che molti bambini hanno di questi problemi. Diciamo che l'emergenza purtroppo che ci è capitata ha provocato già degli effetti che noi genitori vediamo. Il primo effetto che abbiamo visto già da subito è stato il disturbo del sonno. Mia figlia, ad esempio, li ha avuti all'inizio, io ero preoccupatissima. I disturbi anche legati ai problemi relazionali. Ho sentito anche qualcuno che dice che i propri figli hanno sviluppato anche dei tic, però queste cose qui ci dicono che sono normali, che poi probabilmente passeranno, ma non ne siamo poi così tanto sicuri. Diciamo che il nostro dubbio è che questa imposizione, ad esempio sull'uso della mascherina tutto il giorno, perché sappiamo che i bambini stanno a scuola minimo 5 ore, ma anche a volte anche nel pomeriggio.
queste imposizioni ci sembrano che siano state applicate con un po' di superficialità, senza capire quali siano i rischi e i benefici della cosa. Abbiamo letto anche diverse pubblicazioni anche su siti istituzionali, anche su PubMed ad esempio, sia sugli effetti che sull'efficacia della mascherina. Riguardo l'efficacia, pare che non ci sia evidenza statistica che la mascherina chirurgica protegga dalle infezioni. Invece per quello che riguarda gli effetti, si è visto che il principale effetto immediato è quello di provocare dispnea, cioè la mascherina modifica in modo significativo la capacità respiratoria e quindi provoca quella fame d'aria o l'affanno tipico quando si cammina con la mascherina. Quindi ci chiediamo quali sono gli effetti veri, perché nessuno ne parla mai. Sui nostri bambini può avere un effetto immediato o anche a lungo termine? Questo è il primo aspetto che abbiamo discusso, che abbiamo scritto insomma nella nostra lettera. E un altro aspetto che ci preoccupa è la vita dei nostri figli, che praticamente è stata traslata subito in rete, quindi non hanno più contatti con i loro amici, le relazioni sono solo virtuali, persino lo sport, mia figlia fa sport in camera da letto col computer e quindi insomma ha dovuto rinunciare alla pallavolo e tante altre cose. E quindi siamo anche preoccupati per la direzione che sta prendendo la scuola. Puntano molto sulla didattica a distanza e ci rendiamo conto che fare la scuola in questo modo, questa non è scuola, perché la scuola è fatta anche di scambi tra ragazzi, insegnanti, l'aiuto reciproco, il lavoro di gruppo. Io che vedo mia figlia che fa didattica a distanza tutti i giorni è veramente deprimente assistere a volte alle lezioni. Io lavoro a casa. Per cui insomma insistiamo, noi abbiamo mandato questa lettera anche ai nostri dirigenti scolastici dove i nostri figli frequentano. Naturalmente credo che nessuno di noi abbia ricevuto una risposta. No, esatto, nessuna risposta né dalle istituzioni, neppure neanche dai dirigenti scolastici, perché la lettera è stata inviata anche a diversi dirigenti scolastici. Cioè, in questo caso c'è una ossessiva attenzione verso la soluzione di un problema che è sicuramente il virus e il Covid, ma ci si dimentica totalmente di quello che può essere gli aspetti della salute umana e anche di questi bambini. Perciò non soltanto noi, ma anche professionisti della salute mentale, i PSI, hanno scritto diverse volte sia al governo che alle istituzioni. Anche in giro per l'Europa questa cosa è accaduta e alcuni governi hanno anche recepito, il nostro sembra di no. Perciò hanno notato che l'isolamento, la gestione della quarantena, gli allarmismi sfrenati tutti i giorni e più ore al giorno hanno portato i bambini ad ansia, a un'ansia eccessiva, perciò si sentono malati anche se non lo sono, hanno una eccessiva paura di questa cosa qua, hanno un'alterazione emotive, hanno più fobie, si sentono più soli e depressi e poi sono aumentati anche i maltrattamenti. E questo lo si vede, anche oggi è la giornata per i maltrattamenti alle donne e si dicono che il lockdown ha portato un notevole aumento di casi, ovviamente, perché le persone sono chiuse in casa, non hanno più quella libertà che avevano prima anche di uscire o di muoversi o anche di andare a fare una corsa, perciò gli aumenti dei maltrattamenti verso le donne e i minori sono aumentati. Perciò in questo caso abbiamo
un governo che ci cura e ci protegge sotto un aspetto, ma sotto altre 10 cose viene completamente ignorato. Perciò direi che la soluzione che sta adottando il governo in questo momento sulla gestione della pandemia, non è una gestione, è una non gestione, visto che altre 10 cose sono peggiorate rispetto a prima. Parlano poi tanto anche di green, di verde, di tutto quello che può essere ecologico. Poi vediamo le mascherine che sono ovunque. Ci vengono detto da Greenpeace che ci sono più mascherine che meduse nei mari. Perciò c'è questa dissonanza cognitiva tra quello che è veramente e quello che un po' ci fanno credere, sicuramente. Poi di isolare le persone è una cosa che non funziona. L'isolamento è più una cosa adatta a polli in batteria che non a persone. Le persone hanno bisogno di socialità, di parlare con le altre persone, di guardarle anche in viso. E tutto questo specialmente ai bambini. Ai bambini questa cosa è stata completamente, in questo caso, negata. Negata perché non possono più guardare in faccia prima le loro maestre perché erano loro che, non ave che avevano le mascherine, in questo caso adesso anche i loro compagni. Perciò un governo ci dice prima di portare i banchi a 1 metro, 2 metri di distanza, igienizzare le mani, entrare scaglionati, perciò le scuole hanno messo in piedi un'onda e un'orda di provvedimenti, cercando di fare del loro meglio, perché sappiamo benissimo la situazione della scuola italiana com'è, e poi le scuole vengono chiuse. Non si sa bene adesso quale sia le motivazioni, perciò c'è questa forte incongruenza tra certe cose che vengono dette e poi la realtà dei fatti. Anche molti garanti per i diritti dei fanciulli hanno scritto alle varie istituzioni. Mi ricordo Veneto, Lombardia, Trento. Trentino, anche Roma, quello di Fiumicino. Se voglio fare un inciso, quello di Fiumicino, dopo che ha scritto il governo, è stato sollevato dall'incarico. Che la cosa non è proprio Promettente. promettente, ecco. E questi bambini sono stati privati della loro crescita e di vedere queste persone di vedere le persone che futuro si possono aspettare questi bambini dopo aver passato non si sa quanto tempo perché ancora non sappiamo quando ne usciremo e se ne usciremo che futuro aspetta questi bambini. Sono stati privati della visione di un viso. Volevo citare un riconoscimento del volto, costituisce una delle più importanti abilità dell'essere umano, formazione che forma legami e relazione. Il volto celato non è un volto, non è più riconoscibile e non si evince l'autenticità di questo volto. Vi ricordo che sono con noi oggi Federica Pocaterra e Simone Berti, che sono due genitori che fanno parte di un gruppo di 300 famiglie che hanno recentemente scritto una lettera alle istituzioni, alle nostre istituzioni sia locali che regionali, appunto per segnalare un problema, una serie di preoccupazioni di cui ci stanno parlando relative alla scuola in particolare, ma anche un po' a questa situazione di clausura in cui vivono i più piccoli, i bimbi, ma anche i ragazzi. Signora Pocaterra, che cosa avete chiesto in questa lettera alle istituzioni? Cioè in che modo avete chiesto di intervenire per cercare di risolvere i problemi che voi segnalate? Ma noi ci siamo rivolti anche al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, facendo presente che siamo preoccupati, come dicevo prima, per l'uso prolungato delle mascherine. Vorremmo avere delle rassicurazioni ed eventualmente vorremmo che venissero fatti degli studi a riguardo. Per quanto riguarda invece la scuola in generale, chiediamo che la scuola venga fatta in presenza, perché noi vogliamo una scuola
in presenza, la scuola a casa non è scuola e quindi i nostri ragazzi hanno diritto all'istruzione perché è un diritto costituzionale che deve essere garantito sempre. E, i nostri ragazzi, stavamo dicendo, saranno poi le donne e gli uomini di domani. Oggi stiamo facendo conoscere loro una società piena di insicurezze e paure, che non gli darà la possibilità di esprimersi e diventare degli adulti migliori di noi. Ecco, perché noi vogliamo che i nostri ragazzi diventino qualcosa di meglio di quello che siamo noi, se lo meritano, e siamo qui, insomma, a chiedere un mondo migliore per loro e soprattutto che possano crescere in un mondo, io lo chiamo normale, cioè un mondo di relazioni, un mondo dove possiamo continuare ad abbracciarci e vivere serenamente, insomma, magari anche meglio di prima, ma non in queste condizioni. Quindi, Simone Berti, la vostra richiesta fondamentalmente è di accelerare per quanto possibile nella massima sicurezza un ritorno alla normalità e soprattutto di far sì che i ragazzi possano trovare quanto prima possibile un momento di incontro, di condivisione con i loro coetanei. Sì, sì, certamente, ma farlo anche alla svelta, perché le scuole sono state chiuse mesi e mesi fa e dalla loro chiusura l'unica cosa che è emersa nelle scuole sono stati i banchi a rotella, l'igienizzazione e la mascherina. Io non credo che siano state delle scelte luminari. Dovrebbe essere l'istituzione a provare che non ci sia pericolosità in quello che sono obbligati a fare i bambini. Perciò il principio di precauzione dovrebbe in teoria valere sempre, come l'uso della mascherina, come l'igienizzazione delle mani. E in questo caso non avviene. E anche ad esempio la mascherina, come abbiamo riportato nella nostra lettera, non credo sia un caso, perché ad esempio un giornale della nostra zona il 13 di novembre ha riportato che tre ragazzi, due dei quali sono svenuti mentre facevano, dopo aver fatto ginnastica a scuola in un campo, ovviamente il giornale riportava che era solo coincidenza. Io non ne dubito altamente che fosse solo coincidenza che tre ragazzi si sono sentiti male dopo l'ora di ginnastica. Ovviamente la mascherina era obbligatoria, anche se il giornale non lo riporta, ma nessuna scuola permette ai bambini di entrare o di fare anche educazione fisica senza la mascherina. Perciò non sono solo coincidenze, anche perché prima di questi casi ci sono stati casi di bambini svenuti sul banco che hanno sbattuto la testa riportando tagli. Una ragazza in Veneto è svenuta lungo le scale, i suoi compagni si sono avvicinati per soccorrerla e insegnanti e presidi hanno addirittura sgridato questi ragazzi perché sono andati a soccorrere questa loro compagna. Io credo che siano cose aberranti queste, che non può soltanto l'emergenza di un virus permettere che vengano queste cose qua. Adesso va bene tutto che c'è il virus, ma la vita deve continuare, deve andare avanti. Perciò non si possono fermare certe cose, non si possono assistere a cose del genere in un'istituzione come la scuola, che dovrebbe portare alti valori di solidarietà, amicizia, coesione tra compagni. Se posso aggiungere anche, abbiamo scritto anche una lettera, cioè non occorre essere degli scienziati per capire che indossare una mascherina per molte ore continuative a scuola può interferire negativamente anche nel processo di apprendimento degli studenti, nella loro capacità di attenzione e di interazione con insegnanti e compagni. E come dicevamo prima, quindi importante per loro è vedere i volti, vedere le espressioni, e questo è molto importante. Ma indossare per tanto tempo una mascherina può creare problemi proprio anche di attenzione, perché l'ossigeno si riesce a respirare, quindi può calare l'attenzione e questo, non, insomma, una scuola non deve succedere.
Bene, ringraziamo i nostri ospiti di oggi, ricordo Federica Pocaterra e Simone Berti, che sono i rappresentanti di ben 300 famiglie di Ferrara della nostra provincia, che hanno scritto alle nostre istituzioni di diverso livello, sia locali che provinciali e regionali, una lettera proprio per richiedere che la scuola possa tornare quanto prima possibile a una situazione di normalità, quale era quella prima di questa pandemia, prima dell'avvento di questa pandemia. Vi ringrazio per averci seguito fino a qui, ringrazio naturalmente i miei ospiti, vi ricordo Federica Pocaterra.